Il paese più bello del mondo, non solo l'Italia, l'Italia oramai, ma è il più bel paese del mondo. Vedete quante belle cose ci sono pure persone buone però. Siamo ai piedi del Monte Paflagone, siamo all'inizio delle sorgenti di Caposele, uno dei bacini d'acqua più importanti del mondo. L'acqua la risorsa, l'acqua la tradizione. Gli abitanti di Caposele ci guideranno in un viaggio davvero speciale all'interno della tradizione di una comunità intera che si avvolge alla storia antica dell'acqua e del cantiere che in maniera davvero avveniristica nel secolo scorso riuscì a portare l'acqua in Puglia, un cantiere definito tra i più importanti per quello che concerne la solidarietà tra i popoli. L'acqua per noi è vita, l'acqua per noi è la cosa più importante, perché ci serve per l'irrigazione, serve per l'alimentazione, serve per tantissime cose, per i bambini, serve per gli animali. Vabbè, l'acqua non è nostra, l'acqua è di tutti, è un bene di tutti, io la penso così, che l'acqua è un bene di tutti, non è l'acqua non è dei caposelesi, l'acqua è, anche perché loro la pagano, la dobbiamo dare, perché c'è bisogno, perché l'acqua è sopravvivenza. Concetta, questa è la chiesa che è stata anche rifatta col sudore dei minatori che hanno contribuito a spostarla, a Caposele, Piazza Sanità, un paese costruito sull'acqua. Ma in realtà sì, questa è proprio la piazza dedicata alla Madonna della Sanità, c'è questa piccola chiesa che effettivamente è un altro unicum e un'altra particolarità proprio perché fu spostata, il suo posizionamento originario era proprio a fianco al campanile nel Parco delle Sorgenti, però purtroppo nasceva su una delle bolle d'acqua più grandi da incamerare e quindi fu tecnicamente necessario. Per i tecnici del periodo, insomma, non aveva questa importanza forte, ovviamente non era il culto il loro obiettivo e quindi chiesero di abbatterlo, insomma, era in programma l'abbattimento. Ma i caposelesi, in realtà, più di tutti e per una volta, diciamo, veramente tutti insieme, chiesero di non perdere questo importante culto. Questa Madonnina era la Madonnina che guardava le acque, che proteggeva i caposelesi in questa forma un po' strana di copertura, perché ovviamente era una questione di fede, ma era anche una questione naturalistica, perché a Caposele ad esempio tutte le ondate, diciamo, storiche di malattie infettive attecchivano molto meno proprio per questa naturalità e questa presenza di acqua fredda, quindi anche batteriologicamente pura e corrente a cui tutti potevano attingere.
Questo che molti confondono con un corso d'acqua naturale è un canale di troppo pieno, era già una struttura che era annessa alle opere, diciamo, storiche dell'acquedotto, degli impianti acquedottistici, e prende il 10% della produzione d'acqua che viene smistata, diciamo, nella zona delle sorgenti sanità e lo riporta al fiume Sele. Quello che viene definito tecnicamente il minimo deflusso vitale è questa percentuale che fu stabilita, che ritorna in realtà in questa zona, che poi quando ad esempio si fanno i lavori in galleria e quindi l'acqua c'è necessità di chiudere, diciamo, la sezione della galleria, viene in questo qui che è un canale di troppo pieno, come dicevamo, viene deviata in questo canale che la riporta giù al ponte dove incrocia il tratto naturale del fiume Sele. L'acqua, siamo ai piedi del Monte Paflagone, qui sgorga l'acqua che disseta il sud Italia, il confine tra tre regioni, Campania, Puglia, Basilicata. Sotto i nostri piedi vedete un flusso d'acqua davvero imponente che riesce a salvare tante regioni che l'acqua non ce l'hanno. Da qui, da Caposele, nasce la vita. Passando attraverso fosse, gole, gravine, attraverso un'opera ingegneristica davvero imponente, riesce a portare l'acqua fino in Puglia, fino a Santa Maria di Leuca. Il trucco, il segreto di questo grande intervento avvenuto nel secolo scorso è la pendenza. Vengono rivoluzionate le tecniche ingegneristiche dei romani. L'acqua viene trasportata attraverso una pendenza di un metro circa ogni chilometro fino ai posti più lontani della punta della Puglia. Il 26 giugno del 1902 l'allora Regno d'Italia approva l'opera, la costruzione di questo acquedotto. Vedete ai miei piedi nasce proprio l'intero portato, l'intero indotto d'acqua che arriva fino in Puglia. Lo intuì un ingegnere, l'ingegnere Rosalba. Dopo 20 anni non riuscì a vedere completata la sua opera, l'intervento venne realizzato. Parliamo di migliaia di persone che per anni interi hanno vissuto sottoterra, la storia dei minatori, l'altra faccia della storia di Caposele, che con un lavoro davvero incredibile sono riusciti a realizzare l'acquedotto pugliese. Sono state pressofuse qui nel 1909, come vedete impresse, insomma, sulle strutture stesse, ma in realtà sono ancora funzionanti. Queste che vediamo qui in prima battuta sono adesso, diciamo così, sono dei sistemi di sicurezza, non funzionano, ma quelle davanti sono funzionanti. Infatti il perno è abbassato perché regge una paratia. I sistemi sono quelli... Cioè, regolano il flusso dell'acqua. Regano le paratie, in questo momento le stanno tenendo in alto perché il flusso è aperto, ma quando ad esempio si devono fare lavori di manutenzione le fanno calare, quindi regolano la discesa di queste paratie che deviano poi l'acqua sottoterra e permettono i lavori in galleria. E a manovella si devono fare circa 800 giri per una chiusura completa, diciamo, della paratia e della sezione della galleria. Ed è un'operazione che ancora oggi ti porta via quelle tre ore e mezzo, ma non c'è un sistema migliore per farlo perché si tratta di spostare sottoterra un muro d'acqua non indifferente. La storia di questo acquedotto e i 246 km di lunghezza cominciano proprio da questa galleria, che si chiama Galleria Rosalba perché è stata dedicata all'ingegnere Camillo Rosalba, questo giovane ingegnere che per primo, tra l'altro aveva origini salernitane, aveva per primo avuto l'idea di prendere questo invaso d'acqua e di trasportarlo sottoterra fino in Puglia. Un'idea che diciamo, in primis sembrò, diciamo, un po' una mezza eresia, perché tecnicamente con il suo sistema abbiamo un po' invertito anche tutto quello che sapevamo di acquedottistica romana, tutto quello che i romani ci avevano insegnato. Lui non ha mai visto finita l'opera più importante della sua vita, non l'ha mai vista finita, ma non è un caso che un suo collega l'ha ripresa dopo 20 anni e l'ha diciamo, ultimata e perfezionata secondo i suoi dettami, tant'è che questa si chiama Galleria Rosalba ancora oggi. A Caposele vennero create fornaci ad hoc, quindi davvero un lavoro manuale imponente da paragonare a grandi opere dell'umanità, perché tutto quello che vediamo, queste rocce, questi mattoni, vennero fatti a mano a Caposele.
Assolutamente sì, questo è interamente una delle particolarità di questo acquedotto, è stato interamente costruito a mano con un sistema che oggi insomma descriveremo come pazzesco. In realtà sono dovuti arrivare prima, diciamo, gli operai specializzati, soprattutto nella miniera, per far saltare in aria materialmente i pezzi di montagna che poi hanno, hanno reso il materiale, nel senso la roccia, che è stata scalpellata interamente a mano per poter essere poi messa in opera dagli operai, diciamo così, dai muratori insieme ai tecnici. Caposele ha una quota di altitudine molto bassa per essere una sorgente che deve trasportare per tanti chilometri l'acqua, e in realtà per fare in modo che comunque si riuscisse a trasportare l'acqua a pelo libero, cioè senza forzature, senza consumi ad esempio di energia elettrica, in realtà la pavimentazione di questo acquedotto cala di ogni chilometro un metro, in una media, diciamo, che si semplifica così, per rendervi, diciamo, questa pendenza. Quindi non solo hanno costruito una galleria, ma una galleria con una pavimentazione in pendenza che aiutasse l'acqua, che aveva già la sua mole, quindi la sua pesantezza e la sua, quindi, velocità, e per conformazione di questo progetto, di questo acquedotto, che ha anche, diciamo, questo pavimento in pendenza. Vennero per prime, diciamo, posizionate e create, disegnate per l'acquedotto pugliese, per il trasporto dell'acqua pubblica, per la distribuzione dell'acqua pubblica, e in realtà hanno anche un bel nome, perché a Bari, quando arrivarono per la prima volta, le battezzarono Cap de Fir, che, se il mio barese è pessimo, cappellino di ferro, proprio per questa loro conformazione. E soprattutto è bello, gli anziani la chiamano a Caposele l'acqua filtrato di montagna. Qua sì, soprattutto i vecchi tecnici, questa qui, quella di questa fontanina nello specifico, più che acqua c'è filtrato di montagna. Questa è la sede dell'EAP, l'acronimo sta per Ente Autonomo Acquedotto Pugliese. È una delle primissime opere in cemento armato d'Italia. Quello che vedete, il simbolo, è tutto originale, soprattutto è stata conservata rispettando la struttura come era stata fatta un tempo. Attualmente è la sede dei Carabinieri e siamo proprio di fianco alle sorgenti, appunto, di Caposele. Questo è uno dei, tra virgolette, miracoli che si associano alla costruzione di quest'opera, un'opera pazzesca da un punto di vista anche strutturale, che però segna questa tempistica che non è opinione ma è cronaca. 220 chilometri, questa è la distanza tra Caposele e Bari di galleria, diciamo, fu il primo step, consegnati in 9 anni. È stato uno dei primi cantieri, vorrei dirlo oggi perché magari si rifletta un po' su, dei primi cantieri multietnici veri, perché queste persone, parliamo di un turnover di 15-20 mila persone che hanno attaccato lungo tutto il percorso il cantiere, ma che si sono ritrovate solo con un obiettivo comune, non parlavano neanche la stessa lingua e si sono non solo capiti ma colpiti talmente bene che, ripeto, in 9 anni, dovendo prima far saltare i pezzi di montagna, poi sagomare i pezzi e poi metterli in opera, tra l'altro con un progetto complicato come vi abbiamo fatto vedere, ma ripeto, non solo si sono capiti ma capiti talmente bene che 220 chilometri di galleria di questa fattura in 9 anni sono ancora oggi quasi un record da battere. Queste persone, raccontiamolo, vivevano sottoterra? Sì, in realtà adesso andiamo piano piano verso le foto che lo testimoniano. L'unica tecnologia avanzata che avevano era questo pezzo di locomotiva che li accompagnava sottoterra, in realtà a continuare a scavare. Le condizioni di lavoro, che evidentemente non erano idilliache, però chi veniva qui ci veniva qui trascinato fondamentalmente da due forti motivazioni: la sfida,
perché ovviamente chi veniva qui veniva a costruire un qualcosa che nessun altro aveva mai osato fare, e quindi già questo, diciamo, selezionava un po' i soggetti, ma anche l'anelito, direi quasi mistico, nel senso che anche nella relazione tecnica che accompagnava questo progetto si parla di quest'opera che era utile a portare l'acqua ai fratelli pugliesi assetati. Luigi, qui una foto antica che ritrae la cosiddetta capa da fierro. Sì, è una delle prime fontane dell'acquedotto pugliese, targate 1914. E possiamo dire la foto simbolo del percorso che abbiamo fatto all'interno del Museo delle Acque. Qui siamo in Puglia e i bambini pugliesi, vedete, siamo appunto 1914, clima di guerra, la prima guerra mondiale. I bambini pugliesi mandati dalle proprie mamme con i vestiti più belli che avevano, quindi immaginate il grado di povertà, a fare la foto con l'acqua, perché appunto loro l'acqua non l'avevano mai vista. È un sogno che si avvera per tutto il sud Italia. Pensate che già Orazio in epoca latina diceva che la Puglia era una terra sitibonda, siticolosa e Apulia, no? E quindi vedete la felicità di questo popolo pugliese che oggi, se la regione Puglia è una tra le più ricche d'Italia, è anche merito alla generosità di questo piccolo paese. In tante parti dell'entroterra appunto dell'acquedotto, dove stava per arrivare l'acquedotto, vedete, l'acqua viene contenuta all'interno delle botti per il vino, perché l'unico liquido disponibile anche per calcificare, quindi per la costruzione di questi palazzi, era il vino. Non a caso alcune gradazioni dei palazzi avevano un colore rossiccio, non si riusciva a capire come mai. Facendo delle analisi hanno appunto potuto constatare il fatto che si costruiva con il vino andato a male, ovviamente non il vino di prima qualità. Ungaretti fece un viaggio nelle zone dell'acquedotto e disse una frase bellissima, dedicò anche un sonetto all'acquedotto, dicendo che l'acquedotto era un'opera che sfidava qualsiasi altra anche per bellezza. L'acquedotto in quegli anni, diciamo, fu un'immagine simbolo dell'Italia che stava progredendo, dell'Italia che si faceva conoscere al mondo per questa grandezza appunto anche nell'ingegneria idraulica, un'opera che sfida appunto qualsiasi altra anche per bellezza. E Ungaretti ne fu il primo uomo di cultura che ci rese famosi anche nella letteratura. Vediamo tante belle citazioni, le possiamo leggere insieme magari. Qual è quella che ti piace di più? Non c'è, si chiamava Vincenzo Malanga, purtroppo non c'è più, era un maestro elementare che ha saputo raccontare la bellezza di Caposele in maniera davvero sublime. Un verso che ricordo è, lui dice: va e dà costume a milioni di fratelli che di te non sanno, quindi fa anche un po' una denuncia. In realtà l'acquedotto Caposele non è famosissimo, però dà davvero a circa 3 milioni di persone acqua, quindi vita. La foto che stiamo riprendendo è la zona di Caporiumo, diciamo il centro storico, economico e sociale più importante di Caposele, dove le attività della gualca, dei mulini, dei frantoi davano vita a quello che è la ricchezza vera e propria, grazie all'oro blu. Questa enorme vastità bianca non è in realtà neve, come disse un turista quando venne qui, ma bensì è acqua, perché Caposele era letteralmente invaso dall'acqua ed era l'acqua che segnava le varie strade appunto del paese. Molto importante è questa pietra, la Pretar Latenda, ovvero pietra della tintura, dove si lasciavano ad asciugare le stoffe, pulite e assottigliate, rese morbide grazie alla gualchiera. Stavano qualche ora qui a colorarsi e raggiungevano una colorazione molto particolare, questa pietra qui, la Pretar Latenda. E qui a Caposele, quindi, oltre al macinare il grano, alla gualchiera si veniva anche per tingere le stoffe. Siamo all'interno del parco fluviale, siamo sul ponte, uno dei punti maggiormente suggestivi. Per fare una battuta, non è il ponte dei sospiri. È meglio del ponte dei sospiri, no? Abbiamo natura, abbiamo acqua e abbiamo Caposele in tutta la sua bellezza, in tutta la sua straordinaria bellezza, perché questo è il parco fluviale. Ci sono vari ponticelli, la natura parla da sé. È un posto dove rinfrescarsi, dove camminare, ma anche dove pensare, e soprattutto un posto che bisogna impegnarsi per valorizzarlo sempre di più, perché è sicuramente uno dei posti più caratteristici del nostro paese. Pieno di oro blu ed è molto bello guardare questi scorci, stiamo vedendo queste mini cascate, questi mini getti. Sì, sono mini gettiti, in realtà l'acqua che vedete è l'acqua
che da anni racconta questa storia più che millenaria. Pensiamo che il fiume Sele all'epoca greca era un fiume navigabile. Sono stati i greci che durante la seconda colonizzazione risalirono le sponde del fiume Sele, che a Capaccio, a Pestum, e arrivarono nelle nostre zone. Non a caso il monte Paflagone, il monte dove sgorga appunto il fiume Sele, deriva da un'antica regione montuosa, appunto la Paflagonia, che Aristotele scrisse, quindi stiamo parlando di epoca greca, che se si butta un pezzettino di legno all'interno del fiume di Caposele lo potremmo trovare di pietra, perché è comunque un'acqua abbastanza calcare, abbastanza forte come contenuto di calcare. Però è ugualmente sana. Pensiamo che durante le stagioni di peste e di colera nel 700, mentre tutto il sud Italia moriva, qui a Caposele, per i credenti ovviamente grazie alla Madonna della Sanità, dal punto di vista scientifico noi potevamo lavarci di più, quindi avevamo sicuramente un'igiene maggiore, non si moriva di peste, proprio perché avevamo l'acqua, quindi. Sorgente privata, non c'entra con l'acquedotto, è qua, sorge proprio sotto la pietra di Cola, chiamata così. È la zona di Santa Lucia comunque. Ma soprattutto qui è bello vedere le persone che giocano con l'acqua, vedete, questo signore stava bagnando il suo amico. Questo è importante, che non è clorata. L'acqua non è clorata. Poi ha dei privilegi perché non è carica di calcio, ci sono alcuni valori che tiene solo quest'acqua. Chi beve acqua campa 100 anni, chi beve vino 150, è giusto? Com'è l'acqua di Caposele? Vedo che la sta riempendo tante... Buona, è buona, soprattutto questo che è senza cloro. Che cosa ricorda da bambino, ad esempio, com'era il paesaggio? E di Caposele ricordo un bel paese. Soprattutto un popolo generoso, abbiamo dato l'acqua alla Puglia. Beh, troppo generoso. Perché l'acqua di Caposele è la più buona? Perché è fresca, è pura. Scorcio antico del paese, ma soprattutto l'essenza, l'identità di una comunità. Questo è uno dei pochi paesi, penso, al mondo in cui si vive ancora con le porte aperte. Zia Felicetta, felice di nome e di fatto. Sì, sì, sì. Abitate nel centro antico di Caposele e soprattutto siete una delle donne più antiche che fa le matasse. Come si preparano? Come si preparano? Ma non lo sapete fare nessuno. Chi è nata a Caposele sa fare le matasse. Ma ci sono gente che si è sposata a Caposele e non sapevano fare le matasse. Le figlie sì, perché sono nate qua. Quindi bisogna nascere qua. Quindi è una cosa prettamente caposelese. Ma ora non la posso insegnare come si faccia, perché non tengo in mano più come una volta. Però raccontiamo qual è la ricetta, cioè si preparano le matasse e poi come si condiscono. Col pomodoro fresco, basilico e pomodoro fresco, scorza e tutto. Non c'è bisogno che si pelino le Oppure con i ceci. L'altra ricetta è quella con i ceci. Ceci, poi fagioli pure, ma c'è matasse e ceci, formaggio stretto. Io ve lo dico, lo so nostro però. Ci dite come la ricetta tipica delle matasse. Si piglia un chilo di farina, più o meno bastano per 7-8 persone, ma quello qua, la matassa se ne mangiano pure 4-5 con quello. Comunque, un chilo di farina, si mette un uovo e acqua semplice e si imbasta, non si fa né morno e né duro. Poi incomincia a lavorarla tutta quanta, poi quando è lavorata per bene si taglia un pezzetto e si comincia ad allungare. Quando è fatta più o meno un metro, si comincia a,
Poi si batte con le mani e si incomincia a tagliare e si fa un'altra volta due cose lunghe. Poi si fa una ruota. Ai due laterali si lascia, non si taglia perché sennò non viene la ruota. E comincia a fare fin quando la matassa viene fatta più fine di questo dito. Ancora, quando è più o meno più fine, si incomincia a volgere vicino alle mani. E si allunga con la farina di grano duro, poi si mette per sopra. Così, questo è il movimento. Difficile da spiegare, però è questo il movimento. Si fa... Questo è il movimento che fa ruotare la pasta e l'affina. Affina fino a quando diventa poi. Poi quando è fatta tutta quanta, più o meno, tutta l'intelligenza è fare le, noi li chiamiamo le rifole, la matassa, che devono fare tutte uguali. E tu questa pasta, la matassa, la sai fare? Sì, la so fare perché è stata mia nonna che mi ha insegnato e poi successivamente, perché l'ho fatta già da tantissimi anni che vado ad aiutare io le signore, quindi l'ho imparata con il tempo, insomma. Anche perché se non sai fare la matassa a Caposele non ti sposi? Quindi se non so fare la matassa non mi posso sposare, questo è vero. Lei è la figlia di una matassara? Sì, sì, ebbene sì. Che cosa sono le matasse? Beh, è della pasta fatta in casa, molto particolare, con una procedura che è da vedere. Siamo entrati veramente con i piedi nel fiume Sele, l'acqua è gelata. Gelatissima, però è il bello della nostra terra, un'acqua che da millenni ci rinfresca in tutti i sensi. E soprattutto è un ringraziamento che noi come Prologo, anche a nome del Presidente Concetta Mattia, ma sento di dirlo a tutto Caposele, a voi di un bel grazie. Perché avete scelto il nostro paese e perché avete vissuto appieno, posso testimoniarlo, entrata nell'acqua all'interno del corso del fiume, avete vissuto una giornata da veri caposelesi. La prossima volta che venite, per completare il ciclo e il giro completo, vi facciamo mangiare un bel piatto di matasse. E un invito che faccio a tutti gli ascoltatori appassionati di questo bel canale è sicuramente quello di invitarvi tutto il periodo di Ferragosto qui a Caposele, perché è un paese vivo, un paese che dà tanto e che può dare ancora molto di più. Siamo tanti giovani, ci stiamo rimboccando le maniche per far sì che Caposele riesca sempre meglio a progredire. Detto questo, io ti saluto, ti ringrazio a nome di tutto Caposele per aver scelto di gustare insieme a noi e di vivere e di entrare nell'acqua per questa giornata così bella, grazie. Grazie alla Prologo, grazie all'Acquedotto Pugliese, grazie a tutti gli abitanti di Caposele che alle nostre spalle, come potete vedere, si sono raccolti per salutare noi di 8 Channel e del documentario L'altra Campania. Thank you.